Thomas. L'attività investigativa è partita già da alcune settimane. I carabinieri dell'aliquota operativa di Giuliano, come diceva, hanno tratto in arresto nella nottata appena trascorsa 5 individui, di cui uno spagnolo, 4 del napoletano e uno spagnolo, perché proprio il carico era proveniente dalla Spagna. È arrivato via mare a Civitavecchia e a bordo di un tir semiarticolato parcheggiato questa notte in un deposito di Santa Anastasia. Sono stati impiegati circa 25 uomini durante la nottata per cercare di fare un'attività in sicurezza che è riuscita fortunatamente molto bene. Il quantitativo sequestrato sono 1600 kg che sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio oltre 15 milioni di euro. Considerate che è un'attività investigativa in itinere, sicuramente nelle piazze di spaccio del napoletano, ma non escluso che servivano anche piazze molto più ampie rispetto a quella che è la provincia di Napoli.